Direttamente da Sanremo, finalmente abbiamo l'onore di avere qui con noi i Maneskin. Benvenuti ragazzi! Siete emozionati oppure adesso che avete rotto il ghiaccio siete un po' più rilassati? No, siamo ancora molto emozionati. Teniamo la tensione alta, esatto. Bravi, bravi, perché fa sempre un po' bene. Allora, ve l'avranno già chiesto in 500.000, però io voglio sentirlo direttamente da voi, quindi volevo chiedervi da dove nasce l'ispirazione del brano che avete portato a Sanremo? Ma diciamo che è un brano su cui abbiamo lavorato molto, è un brano che avevamo iniziato a scrivere in realtà molti molti anni fa, appena avevamo iniziato a suonare insieme, e poi ci abbiamo lavorato diverse volte, abbiamo cambiato parti di testo, parti di arrangiamento, abbiamo proprio stravolto, insomma ci siamo divertiti, abbiamo sperimentato molto e alla fine è riuscito questo risultato di cui siamo molto soddisfatti. Sì, infatti veramente complimenti perché avete spaccato tutto, ve l'avranno detto sicuramente tutti quanti, però veramente è giusto riconoscere la bravura e il talento di ragazzi giovanissimi che hanno tanta voglia di sperimentare, tanta voglia di osare. Allora, grazie mille. No, veramente. E so che il 19 marzo esce il vostro nuovo album, Il Teatro dell'Ira. Potete anticiparci qualcosa, raccontarci qualcosa del vostro album? Assolutamente, l'album chiude tutte le esperienze che comprendono concetti, che comprendono anche il fatto che siamo andati per un periodo in Europa, a Londra, eccetera, eccetera, e fa parte di un percorso che stiamo portando tuttora avanti, un percorso di crescita, di maturazione sia personale sia individuale, ma che poi influenza anche la maturazione di gruppo e anche una maturazione, diciamo, a livello tecnico, perché ci siamo anche messi molto a studiare ognuno il proprio strumento, nel caso di Damiano la voce, ovviamente. E quindi automaticamente siamo riusciti a chiudere tutte queste esperienze e a portare tutta questa energia nell'unico fulcro che è l'album. Grandi, bravissimi ragazzi, in bocca al lupo. E adesso invece voglio parlare di emotività, di sentimenti. Che tipo di emozione vi ha dato esibirvi sul palco di Sanremo? Cioè, voglio saperlo da ognuno di voi, perché penso che ognuno di voi ha il proprio carattere, ha la propria personalità, quindi sicuramente in maniera soggettiva avrà assorbito e captato a livello energia qualcosa di diverso. Quindi voglio saperlo da ognuno. Allora, per me è stato molto emozionante, nel senso, magari dato visto il momento storico, appena sono salito sul palco, che non ho visto il pubblico e quindi non c'era nessuno, tra virgolette, è stato molto strano, perché ovviamente magari siamo abituati a, insomma, a suonare con, ovviamente, con il contatto come tutti, e quello è stato molto strano. Però dal momento in cui abbiamo attaccato, per me è come se non fosse, cioè se ci fosse stata veramente una platea immensa, perché proprio mi sono ritrovato con loro quattro tutti insieme, molto molto energici, loro tre, gli sguardi, insomma la coesione, la carica, è come se fossimo stati effettivamente in sala prove a suonare, però in realtà no, quindi insomma stavamo sull'Ariston, quindi nel senso io ho provato veramente emozioni fortissime, adrenalina e insomma voglia di fare paccare, non so come dire, però mi è piaciuto tantissimo questo contrasto, diciamo, dall'inizio appena sono sul palco e poi la resa effettiva. Io diciamo che ho provato proprio un'emozione di liberazione, mi sono proprio sfogata, perché era da tantissimo tempo che veramente aspettavamo questo momento di far sentire al nostro pubblico la nostra nuova musica e far sentire insomma l'evoluzione che c'è stata, quindi appena siamo saliti proprio me la sono goduta all'estremo. Sì, anche io ti dico proprio sollievo, cioè quando ho sentito il counter 1, 2, 3, 4, proprio bello, cioè finalmente si risuona, finalmente su un palco, finalmente uno spazio grande dove correre, tipo prateria, perché la saletta è piccola, quindi è tutto un po' costringente, quindi sì, è stato un grande sollievo proprio. Io personalmente invece non ho avuto proprio la stessa sensazione di Damiano, perché il mio strumento appunto non mi permette di poter correre troppo in giro, dato che sono in batterista, però anch'io ho altrettanto sentito una botta di adrenalina immensa, pazzesca, che in realtà io stesso neanche mi aspettavo, perché come ha detto anche prima Victoria, sono stati giorni molto intensi di prove, ci siamo preparati tantissimo per questa occasione, e quindi il fatto di finalmente ritrovarsi sul palco ma non suonando per una prova, bensì suonando proprio per il vero e proprio live, mi ha fatto rendere conto che la cosa effettivamente si stava avvenendo davvero, e quindi questo mi ha dato la spinta per poter
esprimermi al massimo durante il suonato. Bello, bravissimi ragazzi. Poi è bello perché nessuno di voi ha nominato la paura, quindi vi siete proprio goduti al massimo ogni tipo di sensazione. Veramente. Assolutamente. Congratulazioni, il palco ve lo siete proprio mangiato. Allora, sentite ragazzi, adesso invece una domanda veloce veloce. Volevo chiedervi qual è la vostra canzone preferita tra tutte le edizioni passate del Festival di Sanremo? Aia, questa è domandona. Guarda, in realtà penso, almeno per me, non c'è una canzone preferita in particolare. Ci sono varie performance che sono state, diciamo, iconiche o significative in particolare, quindi c'è tutta una serie di grandi performance o di grandi ospiti che potremmo citare, sarebbero veramente tanti. Insomma, è un palco dove sono passati tantissimi grandi artisti nostrani e internazionali, quindi davvero scegliere è un po' troppo complicato, sinceramente. Avete ragione. Vabbè, voi fate il vostro, vi date da fare, sicuramente entrerete nella storia, quindi sarà questa la cosa più importante in assoluto. Ragazzi, veramente grazie, in bocca al lupo. Grazie. Grazie mille. Viva il lupo. Spaccate tutto. Grazie. Assolutamente. Grazie. Ciao. 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 Ciao.